Sarà un rinnovamento che avrà sicuramente delle basi culturali, ma avrà anche un rinnovo nella linea e nell'azione politica che dovrà essere molto più forte, molto più netta di quello che è stato negli ultimi anni. Una Lega che davvero si può rilanciare con Matteo Salvini? Ma non c'è il minimo dubbio, anche perché la storia ci sta dando ragione. Abbiamo di fronte un mondo che sta andando verso due posizioni contrapposte. Da una parte i massoni, i tecnocrati, coloro i quali vogliono la globalizzazione sfrenata. Dall'altra parte le identità e i territori, chi vuole difendere la propria tradizione. La Lega si inserisce in questo percorso, ovviamente lotterà per le proprie tradizioni, per la propria identità, e sarà un bello scontro a livello europeo e anche a livello nazionale. Da soli o in una nuova alleanza col centrodestra? Io direi che innanzitutto dobbiamo rilanciare bene l'azione della Lega e far capire che la Lega può andare con qualcuno solo se questo qualcuno gli garantisce il vero ed effettivo cambiamento. Dopodiché bisognerà parlare anche a livello europeo, perché vediamo che qualcuno dei nostri cosiddetti alleati purtroppo in Europa poi si comporta in maniera diversa da quello che dice. Quindi terremo conto dei programmi politici. Io però ritengo che la Lega adesso debba fare un percorso da sola di rilancio e di rinforzamento importante. Nei confronti di questo governo? Questo governo mi sembra sia abbastanza strano, a parte che perde pezzi ogni giorno e poi porta avanti delle politiche che sono assolutamente contro il nord e contro i nostri territori. C'è poi una Lega appunto che parte in grande anticipo, no? Perché individua Salvini per la segreteria, ma ha già pronta la carta Tosi per le primarie, quindi con grande vantaggio si prepara alla prossima consultazione. Ma certamente, infatti, se si vorrà fare una futura alleanza, ma vedremo, con altri partiti del centrodestra, le primarie sono fondamentali e da questo non si transige, perché non esiste più che qualcuno possa imporci candidati dall'alto. E dopodiché con Salvini facciamo anche vedere che c'è un rinnovamento, un quarantenne alla guida di un movimento politico rivoluzionario, sicuramente quello che serve in questo momento.